That war, Johnny. That's right, that's the truth. If you feel like singing, you'll sing an Irish song. Buongiorno a tutti. Oggi parleremo del defrag del registro, cosa poco nota un po' a tutti, e perché si è tentati a pensare che il defrag va fatto solo al disco rigido, ma invece è importantissimo farlo anche al registro. Per defrag, per coloro che non conoscono bene il meccanismo, io volevo spenderci due parole. Il disco rigido, il nostro PC, è come un immenso contenitore su cui mettiamo i vari programmi che installiamo e i nostri file personali. Quando cancelliamo o disinstalliamo qualcosa sul disco rigido, si crea come un buco che verrà riempito dal successivo programma che installeremo. In questo modo, continuando a cancellare cose ed installarne altre, si creerà sul disco rigido un'immensa struttura a buchi, con spazi vuoti e file spezzettati. Se moltiplicate il tutto per migliaia di volte, potete avere un'idea dello stato in cui è ridotto il vostro hard disk. Se consideriamo che solo il navigare su internet utilizzando Explorer crea parecchia frammentazione. Deframmentazione, perché si deve fare? Come detto prima, dopo un po' di tempo i file che installate sono sparpagliati per tutto il disco. Per trovarli il vostro PC farà molto più fatica, dovendo andarli a cercare quella, e ci impiegherà più tempo. Dunque, più fatica, più lentezza del PC. Nasce dunque l'esigenza di pensare a una deframmentazione per avere una contiguità dei file. Ma abbiamo anche un altro problema, spesso ignorato, come dicevo all'inizio, è la deframmentazione del registro. Oggi vedremo come risolverlo. Una serie di attività, come l'installazione e la disinstallazione di programmi o di driver, modificano anche la struttura del registro, riducendo notevolmente le prestazioni del PC. Per questo sarebbe bene e con regolarità deframmentare il registro, riportandolo quindi nelle condizioni ottimali. In sintesi, avremo un computer più efficiente e con migliori prestazioni. Passiamo ora alla descrizione del software. Allora, questo è il setup. Una volta finito, apparirà questa icona sul desktop, la lanciate e fate lavorare il software. Quando ha finito, il registro sarà come nuovo. Un saluto a tutti e grazie dell'attenzione.